La sua carriera internazionale comincia nel 2005, quando arriva seconda ai mondiali di Montreal nella gara di 10 km, ma la sua consacrazione arriva qui, nella capitale, quando conquista il terzo podio, quindi la medaglia di bronzo, nella gara dei 25 km. Stiamo parlando di Federica Vitale, andiamola a conoscere insieme. Siamo in compagnia di Federica Vitale. Federica, innanzitutto grazie di essere qua con noi. Figurati, è un piacere per me. Allora, partiamo dai tuoi inizi per poi arrivare alle tue medaglie. Quando hai cominciato a fare nuoto di fondo e come mai hai scelto questa disciplina? Allora, io sempre, fin da piccola, ho fatto le gare più lunghe in piscina, gli 800 e 1500. Poi è iniziata un po' per gioco, nel 2005 ho iniziato a fare le selezioni per i mondiali e da lì è stato un susseguirsi di manifestazioni importanti. Mi ci sono trovata all'inizio un po' per caso, poi è stata una scelta ovviamente perché è sicuramente la cosa che mi si addice di più, soprattutto ai 25 km. Il primo risultato nei 10 km a Montreal, lì è arrivata la prima medaglia importante. Come hai vissuto quell'emozione? Lì è stata appunto più una sorpresa, era il mio primo mondiale, non me l'aspettavo e diciamo è stata una sorpresa, è stato emozionante, bellissimo. Ora Roma è stata ancora meglio però. Appunto, 4 anni dopo è arrivato il bronzo, ecco, come hai vissuto invece la sensazione di gareggiare qui in casa? Ma intanto io da Montreal 4 anni dopo fino a Roma ho passato periodi abbastanza difficili, quindi questa medaglia qui l'ho cercata tanto, ci tenevo sia a fare i mondiali in casa perché Roma è la mia città, sia che a fare un risultato importante per me e per tutti quelli che erano insieme a me essendo in casa. È stata una gara molto dura, ce la racconti? Già la 25 km di per sé è una gara lunga, ho fatto 5 ore e 46 di gara, quindi in mare. E poi ovviamente come tutte le gare in mare così lunghe ci stanno varie eventualità, il mare mosso, le meduse, le botte delle avversarie, quindi comunque sono quasi 6 ore di gara impegnative sia fisicamente che mentalmente. Quando hai pensato che potevi farcela? Ci spera comunque, ci spera tutto il tempo, lavori proprio in funzione di quello per anni. E poi la gara, per come si è messa, dai 20 km in poi mi sentivo bene, ho detto ho provato anche ad andare. Ci ho provato fino alla fine, poi siamo arrivate in 3, però va bene, l'importante era comunque una medaglia. Ha contato qualcosa in più gareggiare qui nella capitale? Sì, sicuramente, sicuramente. È stato l'emozione più grande, più della prima medaglia, è stato proprio anche solo partecipare ai mondiali di Roma, per me è stato fantastico. Poi la medaglia è stata, proprio non potevo proprio desiderare di più. In tanti mari avrai gareggiato, qual è stato il più difficile da affrontare? Sicuramente l'oceano in Australia è stata veramente dura perché era pieno di meduse, ogni 2 metri c'era una medusa, enormi. Sembravano più dei mostri che delle meduse. Già la paura dell'oceano, magari qualche incontro di squali, così, però di solito non ci sono. E le meduse è stato veramente brutto, brutto. Quali condizioni atmosferiche preferisci gareggiare? Sicuramente il mare rispetto al lago, il fiume o le altre cose. Poi io preferisco l'acqua un po' più calda, quindi cioè, ci sono, tipo in Australia era 19 gradi e lì si soffre. Io preferisco sui 25, 24, così. Le differenze tra il nuotare in piscina e invece il nuoto di fondo in mare aperto, quali sono? Un altro sport, cioè sono proprio due sport diversi. Io continuo comunque a fare le gare in piscina, però sia comunque ormai mi piace anche di più, a me proprio fare 25 km piace. E poi gli allenamenti sono completamente diversi, noi siamo preparati ormai soltanto per le gare più lunghe. E la scelta è andata perché sono più portata.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un'escalation delle donne nello sport, ultima esperienza quella dei mondiali di nuoto Roma 09 con la Filippi, la Pellegrini e con te. E ora era tanto che era più difficile per noi emergere e ci voleva. Il tuo punto di forza e il tuo punto di debolezza, se c'è? Allora, il mio punto di debolezza è che magari sono un po' incostante negli allenamenti, soprattutto negli allenamenti. Però dall'altra parte è anche un po' il mio punto di forza, perché diciamo mi riesco un po', cioè io ho 27 anni, non è che sono più piccolissima, e quindi mi ha portato anche ad arrivare così avanti nel tempo, non essere sempre a mille o allenarmi sempre facendo 20 km al giorno. C'ho dei periodi in cui allento un pochino e poi mi riprendo. Quali obiettivi ti poni adesso per il futuro? Il fondo è longevo, quindi io spero di avere ancora un altro po' di anni davanti. Non lo so, vedo anno per anno come va. Certo, il sogno di tutti quelli che nuotano, quelli che fanno uno sport comunque ad alto livello, sono le Olimpiadi. Uno ci spera, poi già andare avanti, continuare a fare i mondiali, i risultati se vengono, insomma, uno lavora per questo, speriamo. Quante ore della tua giornata dedichi agli allenamenti? Noi facciamo 20 km al giorno più o meno in piscina, e quindi circa 2 ore e mezzo la mattina, 2 ore e mezzo il pomeriggio, in più la palestra, un'altra oretta al giorno. Insomma, tutta la giornata, dalla mattina alle 8 più o meno finisco la sera alle 5. E la vita privata? Ci si fa. Insomma, riesco comunque ad avere... Cioè, c'è un sacco di amici, soprattutto poi nell'ambiente, perché comunque sia gli orari e il modo di vivere è lo stesso, perciò le mie frequentazioni sono sempre nell'ambiente del nuoto, soprattutto. Tu hai parlato dei momenti di difficoltà, hai mai pensato di lasciare in quegli attimi? Sì, sicuramente. Dopo Montreal è stata difficile, perché è stata comunque improvvisa adeguarmi anche al tipo di vita completamente diverso che ho dovuto fare, e da lì il primo anno è andato abbastanza bene, poi sono calata soprattutto in vista delle selezioni preolimpiche, ero proprio arrivata alla frutta, mi sono dovuta fermare 2 mesi per capire un attimo anche quello che volevo fare. C'ho avuto un altro anno di passaggio fino a tutto il 2008 di assestamento per riprendere a nuotare e ricominciare ad allenarmi, e poi seriamente è diciamo un anno a questa parte che mi sono rimessa proprio a nuotare, da febbraio, marzo dell'anno scorso. A chi hai dedicato quella medaglia di Roma? La medaglia l'avevo dedicata sia a un mio zio che era mancato da poco, che comunque a me stessa, perché ero uscita veramente da un periodo difficilissimo, soprattutto l'altro anno, e a tutte le persone che erano accanto a me, perché Ostia era popolata di amici e parenti che erano venuti a vedermi. Un tuo sogno nel cassetto? Per me, vabbè, le Olimpiadi, io da quando sono piccola, è quello il sogno di tutti, penso. In bocca al lupo allora, e grazie. Ciao, grazie a voi. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Questa puntata di Vite da Campioni dedicata al nuoto di fondo e a Federica Vitale si conclude qui. L'appuntamento è per la prossima settimana, sempre qui su Rete Sole. Buona continuazione con i nostri programmi. Appuntamento alla prossima settimana.